l'Alpe di Catenaia è un patrimonio per noi del paese di Subbiano incredibile, ma anche per i cittadini di Caprese. Ha rappresentato storia dai tempi dei tempi e per ultimo gli ultimi aneddoti della Seconda Guerra Mondiale è stato un punto difensivo tedesco non indifferente. Hanno lasciato tantissime tracce di quello che è successo in quei terribili giorni e la nostra missione è quello di salvare la storia sì dell'Alpe di Catenaia ma anche del resto dei posti che circondano Subbiano. Ma comunque lì è accaduto di tutto. Alpe di Catenaia è accaduto di tutto, c'è accaduto soprattutto una battaglia particolare che ha visto proprio i Gurkha, quindi gli indiani, una presenza veramente forte ma anche un aiuto importante. Abbiamo ricevuto anche una visita giusto nel periodo proprio di fine autunno. Esatto, è stata una visita graditissima, è venuto a trovarci un colonnello indiano che è il referente militare dell'ambasciata indiana a Roma e è venuto a vedere un po' il territorio grazie a Daniel Cesaretti e niente, lì è praticamente accaduto che i tedeschi vennero presi, non dico di sorpresa, ma non si aspettavano di certo un attacco così imponente da parte delle forze alleate del Commonwealth e Gurkha e indiani si sono dati da fare per riconquistare il tutto. La cosa che riporta anche nei libri di storia, nei diari, sia in quelli tedeschi che in quelli inglesi, è stato proprio la violenza di quello scontro, perché lì ci sono state 4 ore di combattimento all'Arpa Bianca, dove i tedeschi, che erano anche corpi di elite come la Brandenburg, i Gebirgsjäger, scusatemi, gli alpini tedeschi e anche la fanteria tedesca, non hanno potuto contrattaccare in maniera efficace contro la rabbia di questi soldati, che ingaggiarono un combattimento con dei coltelli come questo. Questo qua che voi vedete è un kukri originale della zona, rinvenuto in una cantina e datoci in prestito dal proprietario, perché giustamente ci è stato dato per mostrarlo, per far vedere di che cosa si tratta. E ecco, vi basti pensare che in quel punto l'ufficiale inglese, quando ha scritto il proprio diario, lui scrisse che non aveva mai visto niente del genere in tutta la guerra. Praticamente quando degli indiani che erano rimasti tagliati fuori a seguito di una manovra a forbice da parte dei tedeschi tornarono indietro verso i propri compagni inguainando questo coltello e fecero una prima passata, se mi concedete il termine, e ingaggiando questo combattimento, ritornando dai compagni e poi dopo ripartirono tutti quanti assieme, sempre impugnando questo coltello. La cosa orribile è che c'erano ragazzi di 19-20 anni tedeschi che imploravano pietà, però era entrata una sorta di trance il soldato alleato che non guardava in faccia nessuno, si nascondevano, gli saltavano addosso alle spalle. C'è la testimonianza di un soldato tedesco disteso a terra che chiedeva pietà e lo trucidarono. È stata una battaglia che riporta alla memoria più quelle medioevali che quelle della Seconda Guerra Mondiale, per come ce la immaginiamo noi. Però quelle colline, quella montagna trasuda storia, trasuda sofferenza, è tutto per anche la nostra libertà. E abbiamo raggiunto un aiuto importante dall'Unione dei Comuni, la vecchia comunità montana, proprio per valorizzare ancora di più la montagna dell'Alpe di Catenaia, e è quella di avere il permesso di ristrutturare le trincee che sono nel crinale, e così abbiamo la possibilità di poter realizzare quello che noi chiameremo il percorso della memoria. Sarà un anello chiuso dove chi andrà a visitarlo a partire da quest'estate potrà rivedere le trincee ben sistemate come lo erano all'epoca, e la cosa importante, se mi riesce, in alcune occasioni anche portare dei rievocatori proprio per far vedere proprio come era ancora in maniera più efficace, rendere l'idea di quello che è stato.
Adesso entriamo dentro la sala del Consiglio Comunale e riviviamo per un attimo proprio questo momento, anche con le immagini poi, naturalmente, che sono state girate quando Rudi, insieme a Cesaretti e insieme al colonnello, sono andati con Fabrizio Radicchi direttamente a Monte Castello per questo giorno che è stato veramente molto particolare, e poi naturalmente anche il sasso della regina. Quindi sono stati veramente momenti intensi e importanti. Voi li avete visti con la neve, quel giorno pioveva e ricordiamoci, era il periodo dell'estate, tutto un altro mondo. Molte cose come te l'avevo sapute dalla mamma, perché il babbo non c'era, era militare, e quindi l'avevo sentita raccontare dalla mamma. Poi in occasione della ricerca per il libro ho avuto altri racconti proprio di soldati spaventati che cercavano scampo nel bosco, e scappando nel bosco sono arrivati ai primi paesi che hanno ai limiti del bosco, e arrivavano spaventati dall'atrocità di questa battaglia. E invece la mia mamma era un pochino più grande della tua e ha dovuto attraversare l'Alpe subito dopo la battaglia. Per venire ad Arezzo doveva attraversare l'Alpe, e racconta di questa distesa di morti di cui si vedevano soltanto le scarpe. E oggi mi rendo conto, cioè a distanza, erano racconti che io ricevevo da bambina, però a distanza mi sono resa conto, studiando, di che cosa poteva essere veramente successo lassù in cima a quella montagna. E ho spiegato al colonnello che solo in questi ultimi tempi si riesce a dare un ordine ai fatti accaduti, anche grazie alle ricerche che loro stanno facendo sul campo, sulla disponibilità adesso di mappe, di valorizzazione del proprio territorio attraverso le recenti pubblicazioni. E quindi sì, io ho detto le stesse cose, che c'era questo, come in altri molti altri posti, non c'erano testimoni diretti, perché i campi di battaglia ovviamente venivano sgomberati, per cui c'era un riporto di voci un po' anche da meglio valutare. E allora la mia stessa testimonianza, quello riporta la vostra, di questa vaga idea di quello che sia successo. Però adesso, grazie a questi ragazzi, e li ho già presentati al colonnello, per quello che stanno facendo sul campo, attraverso la storia raccolta sui campi, riusciamo a ricostruire i fatti accaduti nella loro drammaticità e nel peso, nel tributo di sangue versato anche dalle loro unità indiane. Quindi è un lavoro collettivo che sta anche, secondo me, avendo sviluppi diplomatici, di legame fra le nostre popoli, culture, in un mondo sempre più multimediale. Adesso ci sono anche i mezzi che facilitano la comunicazione. Questo parlavamo con il colonnello, questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Abbiamo progetti, perché c'è un entusiasmo in India che vi descriverò poi al di fuori delle telecamere. C'è molto più da parlare, e penso che il colonnello sarà disponibile a ritornare qui in futuro per portare avanti questi progetti, e poi magari dare anche un tono ufficiale a quanto voi state facendo sul campo. Io, come ricercatore, mi complimento con questi ragazzi, che potrebbero essere i miei figli, forse anche i miei nipoti, perché veramente si stanno prodigando. E questa è anche la valenza della storia al di fuori del nozionismo, quando c'è un riscontro diretto sul campo e anche con i personaggi, no? O i discendenti di questi. Quindi ci sono degli sviluppi culturali, diplomatici, che sono, secondo me, fantastici, e poi forse esulavano dalle vostre dei vostri primi pensieri, no? Questo è un punto di partenza, e vi ringrazio tutti. Ma diciamo soprattutto che stiamo a un punto di partenza per la storia e dare giustizia alla storia. Questa credo che sia la cosa più importante, no? Perché altrimenti ci dimentichiamo qualche passaggio. Ma i passaggi, purtroppo, nei libri di storia, quelli dei docenti normali, non sono mai, sono quelli che si conoscevano, che si volevano far conoscere prima. Oggi è cambiato il mondo, eh.
Allora, c'è anche da dire questo, che era fino a poco tempo fa era difficile ricostruire i fatti storici, perché le operazioni militari erano anche coperte dal segreto militare. Per cui molti archivi, specie quelli americani, meno quelli inglesi, quelli americani e di altre unità, erano totalmente sigillate. E quindi da quando sono stati desecretati è possibile capire cosa è accaduto. Perché, faccio notare questo, i fatti bellici della linea gotica sono di un'attualità tale che annualmente vengono reclute delle accademie militari di mezzo mondo per studiare i campi di battaglia su cui si è svolta la linea gotica. È una guerra ancora di attualità e serve a capire come si svolgono le battaglie, e serve, hanno una funzione quindi anche accademica, istruttoria, si spera alla pace, all'insegna della pace, però questi campi sono ancora di attualità. Non è una guerra come quella della prima guerra mondiale, una guerra di trincea, questa è una guerra di movimento, con una di mezzi, supporto aereo, la marina, tutto quanto, mezzi corazzati, per cui è ancora una tematica di grande attualità, e quindi questo ci permette anche di avere un turismo sentimentale per quanto riguarda i veterani e i loro discendenti, ma anche un turismo anche accademico, perché anche questo territorio qui è di alto significato in senso tattico e strategico. Io conosco italiano quando tu parli lentamente, se io parlo in inglese. Mi dispiace per me. So, ringrazio e mille grazie per il Signore e tutti i ragazzi e everyone. Thank you very much. And I would say that this spirit keeps a soldier alive. Questo spirito comune mantiene un soldato vivo. And as I said, that it's a thing of great honor for us that the Indian soldiers are remembered by the mayor and his team and the Italians. Ed è un grande onore per i soldati indiani essere ricordati dal sindaco e dal comune di Subiano. And as I told you, any one of them, whenever they want to go to India, we are there in the embassy to help them for visa or anything. They can come straight to the defense wing and they are part of the soldiers. Ecco, è chiaro il messaggio. Chiunque volesse visitare l'India, passi dal colonnello per ottenere il visa per andare in India, perché sarà lui il diretto interessato per amministrare la pratica. Grazie. Thank you very much. Torna a Subiano con piacere per parlare della Seconda Guerra Mondiale Giuseppe Russo. In questo caso ritorna anche con un patrocinio, che è quello dell'associazione di quelli della Carin, e con un libro, Storie da pubblicista. Credo che essere all'interno con il vostro simbolo, con il vostro stemma, sia veramente un onore per voi. Decisamente sì. Quando la prima volta Giuseppe è venuto per presentare gli altri volumi che aveva scritto, aveva detto che avrebbe voluto fare un lavoro anche parlando di Subiano e anche di alcune cose che sono all'interno del museo. Quindi noi gli abbiamo fatto vedere un oggetto che è un posaceneri fatto con un bossolo di artiglieria e che mette in collegamento le due zone geografiche, quella di Giuseppe con la nostra. Quindi essere lì dentro queste pagine ci rende veramente orgogliosi, anche perché Giuseppe sta creando tantissimi ponti nel territorio nazionale e sta mettendo in comunicazione non solo a livello intellettivo le persone, ma sta facendo da collegamento anche tra le associazioni. E vorrei ricordare anche il collegamento con gli archeologi dell'area, con i quali noi abbiamo già collaborato, e quindi riuscire a fare da ponte tramite Giuseppe
per noi è una soddisfazione immensa. Che tutti possano vedere il nostro piccolo museo nel nostro piccolo borgo ci rende veramente orgogliosi, e speriamo che anche i nostri concittadini siano orgogliosi, perché è importante, e questo ci tengo veramente tanto, ricordare che nel 2016, quando è nata l'associazione, quelli della Karin, eravamo solamente 3 persone. Il gruppo ha avuto varie vicissitudini, è stato ricomposto con persone stupende, ma Subbiano mantiene il primato. È il primo paese nella provincia di Arezzo ad avere un museo della Seconda Guerra Mondiale che parla di tutte le forze in gioco. Quindi va ringraziato Giuseppe per ricordare anche questo. Giuseppe Russo, un ritorno piacevole a Subbiano. Era iniziato quasi come un gemellaggio, e in realtà continua un po' questo gemellaggio. Ho detto prima, si legge come un magazine, storie da pubblicista, perché in effetti tu sei un giornalista oltre ad essere uno scrittore, ma sei anche un profondo ricercatore. Ricercatore di tante storie, che poi tra l'altro questo libro ha una curiosità particolarissima. Abbiamo il QR code, che quindi questo naturalmente significa andare verso tempi moderni. Ma guardando al passato hai creato delle situazioni, hai scoperto anche degli aneddoti particolarissimi. Sì, è quasi una conseguenza purtroppo del brutto periodo pandemico che finalmente ci apprestiamo a lasciare, perché come diceva prima Rudy, e anche ricordo Luciano e Lia, che con loro si è creato questo ponte culturale dalla Campania alla Toscana, io ovviamente sono onorato di essere di nuovo qui su questo vostro bel territorio, e questi ponti mancavano, siamo stati davvero troppo tempo isolati, e quindi ho raccolto tutte queste storie e sto cercando, come dire, di riattivare tutti i ponti finalmente in presenza. Dobbiamo ritornare a vivere, e il discorso della tecnologia, sì, è vero, perché oggigiorno bisogna cercare di venire incontro alle esigenze dei lettori. I lettori vogliono toccare anche con mano le cose, quindi il QR code perché? Perché si può andare verso approfondimenti semplicemente scansionando col proprio smartphone questo codice, ma soprattutto per andare anche a visitare i luoghi. Ecco, quindi se si parla ad esempio del museo della Karin, o se si parla degli amici di Ferrara degli ADA, col QR code si arriva alla pagina dei musei per poter venire, avere le informazioni giuste e poter partecipare dal vivo a conoscere la storia. Un libro particolare, ho detto io, perché è velocissimo nella lettura, però parte addirittura da, penso, Dante, quindi hai omaggiato già Dante. Purtroppo è successo tutto questo avvenimento nel periodo proprio pandemico, no? Però arrivi addirittura fino a Ustica, dicevo prima, quindi un percorso lunghissimo che guarda un po' tutta la nostra storia, quindi non soltanto quella legata proprio alla Seconda Guerra Mondiale, ma gli aneddoti ce ne sono tanti, perché sto parlando, l'ha detto anche Rudy, di aneddoti, di curiosità. Sì, perché mi sono accorto che molte persone riescono ad acquisire meglio le peculiarità dei propri territori e del territorio italiano in genere, che partono, come più spesso ho detto in altre sedi, spesso e volentieri è la Seconda Guerra Mondiale il collettore dei grandi cambiamenti. Ad esempio, uno degli episodi che racconto, e qui abbiamo nel museo, abbiamo dei pezzettini ritrovati, adesso c'è una vetrina con i pezzi di Spitfire del territorio da poco ritrovati. La tecnologia che noi utilizziamo oggi ancora nei centri commerciali, per esempio, quando ci capita che suona l'antitaccheggio e magari sudiamo freddo perché non vogliamo rubare qualcosa, ma magari la commessa ha dimenticato di togliere, come dire, quell'aggeggino per evitare che qualcuno faccia un furto, quella è una tecnologia che molti dei ragazzi di oggi pensano sia qualcosa di digitale, di strano, di arrivato fantascientificamente 10-20 anni fa. È una tecnologia che utilizzavano i Spitfire in guerra. Il microonde che noi utilizziamo quotidianamente, a livello industriale lo utilizzano anche i grandi ristoranti, le grandi industrie, è qualcosa che è nato insieme alla Marina Militare Americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi bisogna conoscere di più di queste storie, perché sono più facili da acquisire, sono veloci da leggere appunto come un magazine, o potremmo dire come post social che noi oggi siamo tanto abituati ad utilizzare, e ci fanno avvicinare, perché poi queste curiosità io cerco di ribaltarle sui territori. Ecco, venire a vedere qui un pezzettino di Spitfire o dagli altri amici, ad esempio a Mignano Montelungo dove c'è un altro museo di guerra, o a Ferrara da Iada, ecco, questa triangolazione continua permette attraverso il libro di poter andare a visitare i luoghi e di far vedere che le cose che si raccontano, che si leggono in delle parole con dell'inchiostro, non sono fantasie.
sono cose reali che si possono toccare e vedere con mano. Perché una cosa che io porto avanti dal 2014, che sta molto interessando le persone, è il fenomeno del turismo militare di massa. Ciò che noi oggi viviamo come turismo low cost è stato trasformato in modernità capitalistica proprio grazie alla Seconda Guerra Mondiale, perché in primis i tedeschi da noi come alleati, in Francia dove avviarono questo fenomeno come occupanti, iniziarono a creare delle vere e proprie agenzie di viaggio come le conosciamo noi oggi, per distrarre i soldati. In Italia lo facevano, ripeto, da alleati, poi arrivarono con l'occupazione anglo-americana, arrivarono i liberatori, e loro, abituati con la solita verve capitalistica, il famoso fare i soldi, il pile of money, riproposero questi percorsi già tracciati dai tedeschi, li riproposero in senso commerciale. Addirittura nelle mie zone, a Caserta, sono passati diciamo migliori artisti del cinema di Hollywood, della musica di Hollywood, sono passati addirittura degli sportivi britannici, e soprattutto questo fenomeno turistico ha dato vita poi a quel cambiamento globalizzante che tanto spiega perché noi oggi siamo quello che siamo. Ad esempio, entrati a Napoli il 1 ottobre del 1943 in una città liberatasi da sola, sappiamo che i magazzini UPIM italianissimi, simbolo anche dell'autarchia fascista in quel periodo perché le merci erano scarse, furono immediatamente ripuliti e si diede vita ad un vero e proprio mall, uno store anglo-americano. Stessa cosa a Roma, l'Alexander Club, che racconto, è dove oggi c'è una delle sedi della Banca d'Italia, via 20 settembre, è stato il più grande centro commerciale militare anglo-americano presente in Italia fino al dopoguerra. Un dato simpaticissimo che tantissimi stanno cercando, come dire, di leggere questo articolo e di capire come sia possibile, perché sembra anche strano il volume che passava in questo centro commerciale: addirittura venivano servite oltre 27.000 tazze di tè al giorno. Quello è un edificio, il famoso edificio di vetro, il CIM, magazzini CIM, con multipiano. C'erano addirittura delle sale di ascolto, c'era una cappella con i preti, c'era addirittura il medico podologo, c'erano dei bar e dei ristorantini riservati alle donne, alle soldatesse, altri riservati agli uomini e altri che erano aperti a chiunque. Un vero e proprio aspetto moderno che noi dimentichiamo, che non è partito da poco con la Cina che ha invaso con i suoi prodotti, è qualcosa che è partito durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi tante curiosità. Senti, com'è che si inserisce gli Arubecchi proprio in questo tuo magazine quasi di storie da pubblicista? Perché il territorio di Subiano, come l'episodio che viene raccontato attraverso il famoso posacenere che mette in collegamento il territorio di Francolise nel Casertano a questo territorio, anche il castello di Valenzano, di cui ci parla Lia, è un momento di collegamento, perché le storie che io racconto sono anche curiosità sui castelli d'Italia. E se da una parte troverete magari la storia di un castello dove c'è un bambino fantasma nelle zone del Basso Lazio, in questo caso il collegamento è con la Seconda Guerra Mondiale, dove in questo castello, come ci ha raccontato Lia, si sono svolti importanti episodi, diciamo, della resistenza e soprattutto anche di fratellanza, per mettere il territorio in sicurezza e permettere alle persone di sopravvivere in un periodo davvero difficile. Il castello di Valenzano si inserisce in queste storie perché prima di tutto veramente ha una storia particolare, no? Ha una storia che viene da lontano, una storia particolare, una storia di una principessa, una contessa poi diventata principessa, che si lascia convincere alle idee del patriottismo da personaggio che era un personaggio importante del Comitato di Liberazione e che al castello era andato di nascosto. Infatti non viveva al castello, ma viveva nella casa del guardia, che è all'esterno del recinto. Però il castello allora non è come ora. Allora la vita pullulava, c'erano 10-11 poderi, contadini che andavano, venivano, commercianti che andavano a comprare. Il mio babbo veniva da Caprese a comprare, che aveva l'osteria, a comprare il vino al castello di Valenzano, conosceva molto bene la contessa. Quindi era tutto un pullulare di gente, per cui non era facile individuare se c'era qualcuno di veramente sospetto, qualcuno.
Poi non si sa come questa persona sospetta, però è riuscita, e qui rimane un mistero, ad avvicinare questa contessa e a convincerla alle idee del patriottismo, come ho detto prima. La festa si tiene alla fine di maggio, mi pare, questa grande festa patriottica, che addirittura si dice che si fanno questo raduno di partigiani, e si dice che lei abbia addirittura preso le tende, alcuni tendaggi, per fare le bandiere, perché non sapevano come fare le bandiere. E questo raduno, questa fiducia che lei ha nei partigiani, nella lotta partigiana, la trasmette naturalmente a tutti coloro che pullulavano intorno al castello, e erano tanti, perché erano tante famiglie, ogni famiglia magari erano 7-8 persone, e quindi c'era un continuo andare e vieni. Ma parlando del castello, che naturalmente lì traccia questa curiosità, no, legata proprio a questa contessa patriottica, però c'è il fatto che il castello anche nel proseguo del tempo è diventato un luogo di ricordo per quanto riguarda la liberazione. Ha fatto molto piacere che Giuseppe Russo ha scelto un pezzo su Subiana, e noi abbiamo creduto opportuno mettere la storia del castello. Perché la storia del castello di Valenzano è stato un faro delle tutte le manifestazioni che si sono svolte nel secondo dopoguerra. Qui tantissime manifestazioni con personaggi anche di alto livello, in cui si trovavano per celebrare la liberazione della città di Arezzo, di Subiano e Capolona e di tutta la provincia. Quindi è stato una cosa interessante, che lo voglio rimarcare, che ha avuto questa grande opportunità. Ecco. Presentazione all'interno della sala consigliare del Comune di Subiano, il libro di Giuseppe Russo, Storie da pubblicista, al cui interno ci sono tre argomenti che interessano proprio il territorio di Subiano, quindi tre inserti interessanti. Quello naturalmente legato al museo, quello legato alla Corte dell'Oca e poi naturalmente anche il Castello di Valenzano. Credo che per il Comune, da un punto di vista culturale, visto che abbiamo anche qui l'assessore proprio alla cultura, sia importante. Sì, assolutamente importante. Un binomio che si rinnova, una collaborazione che si rinnova con Giuseppe Russo, naturalmente sempre grazie all'Associazione del Museo Quelli della Carin, con un percorso di storie che Giuseppe ha portato in questa sua nuova opera, e con storie che interessano appunto anche il nostro territorio, articoli redattiche sulle tipicità del nostro territorio, e in particolar modo l'articolo che riguarda poi il Castello di Valenzano, che ci porta alla memoria storica, quella della Seconda Guerra Mondiale, quindi la storia che ne è conseguita. Per tutti noi è un piacere nuovamente incontrare Giuseppe nella nostra sede, poterlo nuovamente ospitare e fare in modo che le sue storie possono tornare ad essere, a far parte di tutta questa grande storia che lui racconta e di cui se ne fa testimone. Un piacere, vivo piacere per Subiano, perché naturalmente si rinnova questa collaborazione e questo rapporto di amicizia tra le nostre realtà territoriali, lui Caserta, naturalmente Subiano, e quindi per noi è veramente piacevole tutto questo. È arrivato anche un premio nel 2021. Sì, il premio Liburia, inatteso. Una sera mi arriva una mail, pensavo fosse uno scherzo, devo essere sincero, e infatti chiamai subito gli amici che mi avevano candidato e mi avevano premiato, e mi confermarono che non era uno scherzo. E io ripeto, sono una persona semplicissima, non faccio questo per vivere, sono un giornalista regolarmente iscritto all'ordine, faccio il ricercatore anche, ma lo faccio come tanti in Italia perché credo che il nostro paese meriti un po' più di cultura, che non significa dover fare i filosofi, significa semplicemente cercare di conoscere qualcosa di più di se stessi per poter anche approcciarsi, come dire, nella vita in maniera più semplice, perché si riesce a sapere qual è la base di partenza del nostro territorio.
questa una pianta selvatica, si coltiva anche, ma quelle che vediamo noi hanno veramente del selvatico, perché sono nate spontaneamente con questi fiori bellissimi che in parte ricordano un piccolo girasole. Sono i fiori del Helianthus tuberosum, che poi si chiama, ora proviamo tuberosum, vediamo se riusciamo a tirar fuori i tuberi. Ancora è dura la faccenda, però ci stiamo provando. Ah, sarebbe il topinambur, eccolo qua. Ah, con questo vanghetto dobbiamo andare a tirar fuori. Ah, eccolo qua. Quindi topinambur, questo è il famoso topinambur con questo colorino un pochino rossastro, e sono dei tuberi, questi mi si sono rotti ma non gli fa niente, sono dei tuberi che vengono ampiamente usati in cucina ma anche in erboristeria. Perché in erboristeria? Perché sono tuberi ricchissimi di un principio attivo interessantissimo per il nostro apparato digerente. Sono un grande contenuto di inulina, che è uno zucchero composto che quando si scinde dà levulosio e non glucosio, per cui è chiaro che si tratta di uno zucchero che può essere tranquillamente mangiato dai diabetici. Perché sono importanti? Perché questa inulina è un cibo praticamente per i nostri probiotici. Tutti quei prodotti che noi prendiamo per favorire la digestione, che sarebbero poi i probiotici, quando arrivano a contatto dei succhi gastrici vengono distrutti, e allora hanno bisogno di sopravvivere e di essere governati. Ed ecco che per questo noi adoperiamo questo prodotto, perché è ricchissimo di prebiotici. Ora questi ve li raccolgo, ve li porto nella cucina del selviturismo e vi faccio vedere una delle tante preparazioni che viene consigliata. Quindi topinambur, molto di moda specialmente nel Piemonte, ma viene un po' utilizzato dappertutto, o Helianthus tuberosum, una pianta che la possiamo tranquillamente trovare anche allo stato selvatico. I nostri topinambur sono arrivati sulla cucina del selviturismo e ora noi vi insegniamo a prepararli. Sono tantissimi i modi in cui possono essere cucinati, sicuramente anche crudi, dopo averli un po' lavati per nettarli dalla loro terra che gli sta intorno. Li vedete di piccole dimensioni, ma perché? Perché abbiamo raccolto dei topinambur selvatici, e tutte le cose selvatiche, come noi sappiamo, sono più piccole di quelle che vengono coltivate. Il topinambur ha un gusto delicatissimo, rassomiglia ai carciofi, e non è un caso che venga chiamato il carciofo di Gerusalemme. Questo topinambur abbiamo detto che noi lo prepareremo in un modo particolare. Ne faremo delle piccole fettine, come sto facendo, piccole fettine con un coltellino, che in questo caso è il famoso coltellino che ci ricorda sempre Beppe Bigazzi. Quindi quando abbiamo ridotto in tante piccole rotelline, se si tratta di roba
che è stata coltivata di dimensioni superiori, sicuramente possiamo tagliarlo anche con una mandolina. Ma noi abbiamo questo selvatico e, selvatico che sia, lo riduciamo in tante rondelle. Questo topinambur, ripeto, ha un sapore dolciastro che quindi in qualche modo dovrà essere ingentilito. Quindi, fatto questo lavoro, si tratta di prendere uno spicchio d'aglio, eccolo qua, questo è il nostro aglio, che noi potremmo adoperare addirittura con la sua camicia, ma ce lo mettiamo con uno stecchino perché a cottura avvenuta lo possiamo eliminare. Poi un goccio d'olio, olio extravergine d'oliva logicamente, e un pizzichino di sale. Fatto questo lavoro, si tratta di mettere il nostro tegame sopra il fuoco, farlo cuocere leggermente per un 5 minuti, 10 minuti, dopodiché a fine cottura aggiungiamo delle foglie di prezzemolo. Questo è uno dei modi più semplici che noi possiamo suggerire per la preparazione del topinambur, che in questo caso viene chiamato topinambur, che ne so, triforato per esempio, ed è veramente un contorno gustoso e delizioso. Una pianta inselvatichita, perché la troviamo in luoghi veramente anche molto puliti, mentre invece quello coltivato ha sicuramente qualche marcia in più. È più grosso, può essere meno rossastro di quello che abbiamo fatto vedere, può essere più bitorsoluto, ma tutte le cose selvatiche hanno un sapore sicuramente superiore a quelle coltivate. Quindi, carciofo di Gerusalemme o topinambur che noi abbiamo preparato per voi soltanto facendolo così trifolare con l'olio, il sale e l'aglio, che a fine cottura buttiamo via. Spero di avervi dato un consiglio interessante. Cose in modo lento è un insegnamento che probabilmente ci arriva non dai nostri nonni, dalle nostre nonne, ma forse ci arriva dagli asini, o no Marta? Hai visto con quale flemma si dedica a mangiare? Figurati il resto, con calma, molta calma e sicuramente con salute, quindi sì, possiamo migrare un po' l'insegnamento, prendiamolo dai, è un buon suggerimento. Però il suggerimento è importante naturalmente in una giornata qui a Stia, lungo questo fiume che naturalmente ha visto nascere anche tante civiltà e soprattutto è un fiume che ci porta in quella che è anche un'impresa naturalmente importante, certo, del nostro territorio casentinese, quindi la storia dell'anificio di Stia. Ma mi piace qua questa parte del viaggio, no? Insieme a Marta Signe, insieme agli amici dell'asino, perché l'asino è un insegnamento anche per i bambini. Sì, dedichiamo loro un momento in cui si può fare le cose con calma. L'asino ti dà tante chance realizzative, tante possibilità di ripetere, di sbagliare, e quindi è sicuramente un animale che ha un plus rispetto a tanti altri. In più, ovviamente, una volta puoi venire, spazzolarlo, puoi ripensarci un attimo, tornare, accarezzarlo in un altro punto, puoi guidarlo, puoi farti accompagnare per Stia come oggi, che ha la mimosa qui presente, il compito di guidare i bambini fino a un laboratorio tutto dedicato a loro. E comunque ricalchiamo i vicoli in cui gli asini hanno fatto la storia di questo paese, quindi torniamo sui nostri passi. Torniamo sui nostri passi. Senti, intanto ci spostiamo di qua, andiamo verso Mimosa, che così
ci potrebbe lei raccontare una storia? Ma è giovane Mimosa, perché Mimosa è l'ultima arrivata, no, in casa di Marta, sì, giusto, degli Amici dell'Asino. È abbastanza giovane, però ha il legame parentale, io ho anche la mamma a casa, quindi è, come dire, una accoppiata molto vincente, perché si danno man forte una con l'altra. Paziente come tutti gli asini e socievole. Socievole è una cosa che spesso e volentieri non viene considerata possibile, ma in realtà lei ama questa condizione, perché altrimenti un asino, si sa bene, le cose per forza non si potrebbero far fare. Quindi sì. Però la cosa particolare che vedo lì, a un certo punto c'è la Via Romea, poi ci sono altri strade, altri percorsi, poi naturalmente io ti seguo e vedo che c'è la raccolta delle castagne, ci sono naturalmente momenti di percorsi che tu offri proprio alle persone a dorso d'asino, oppure sì, accompagnati con l'asino, no? Ci sono già queste ceste che ti darebbero quasi l'idea che forse lì dentro ci possono stare anche le castagne. Cioè, quindi in questo periodo, ecco, gli Amici dell'Asino, insieme ad altre associazioni che rappresentano il Casentino, si muove con l'asino nel territorio per tante iniziative. Il Casentino è asinabile. Bene, per noi lo è sempre stato e lo deve continuare ad essere, e quindi la ritualità legata all'asino stagionale, come può essere quella della raccolta delle castagne, con i ritmi lenti della raccolta, il trasportarli con gli asini, il salire sull'asino per piccoli tratti, l'alternarsi, il guidarlo, sono quella ritualità che in questo periodo, e ieri in particolar modo, abbiamo avuto la, come dire, la fortuna di poter inaugurare con una bellissima giornata, si protrarrà per tutto ottobre e tutto novembre nei castagneti dell'asineria, e potranno partecipare le famiglie che vorranno ritornare a queste gestualità, insomma, quindi invitiamo tutti a partecipare, o se non altro a portare i bambini a vedere come si faceva. E allora però per partecipare dobbiamo anche ricordare come si fa, dove si va, dove si può cliccare, ecco. Allora, noi abbiamo un sito di riferimento che è www.amicidellasino.it, ci trovate anche sulla pagina Facebook Asineria Gli Amici dell'Asino, e un piccolo calendario che vi guida sulle modalità con cui mettiamo in pratica questa attività, che il fine settimana è divisa in due momenti, il sabato su due mezze giornate, mattina e pomeriggio, e la domenica si mangia nel bosco. Si mangia nel bosco, si accende il fuoco, si cuoce le calde arroste, si beve vin brûlé e ci si gode tutto quello che madre natura sa dare. Bene, allora salutiamo Mimosa, salutiamo tutti questi bambini che sono naturalmente bravissimi. Guardate Mimosa come si sta facendo coccolare, a passo lento, si parla sempre di turismo slow, lento. Bene, prendete esempio da un asino. Thank you.
la musica dell'Andalusia, ma anche la danza dell'Andalusia questa sera, soprattutto con un gruppo che sente questa musica, l'ha vissuta e respirata proprio quest'area sin da piccoli, giusto? Certo, e questo è il programma di oggi, è un percorso per l'Andalusia con tre musicisti andaluces di una provincia che si chiama poco conosciuta, Jaén, vicino a Córdoba, Granada, y bueno, somos andaluces y hoy pues vamos a actuar con nuestra música, la andaluza. Due fratelli. Due fratelli y como y como sorella. Te han adottata. Sí, sí, tanti anni lavoriamo insieme, tanti anni. Da 2002, sì. Anche perché credo che ci debba essere una bella unione, no? Anche con chi balla, deve sentire questa vostra musica, la chitarra, il pianoforte. Sì, bueno, hay una conexión única, perché io sento la musica tanti volte insieme, ma quando hay algún cambio, miro, guardo, e se hay un cambio, yo me adapto, improvisación sobre la marcha, pero es increíble cómo la danza y la música se han llegado a conectar hasta el punto que muchas veces músicos me dicen, tú eres la percusionista por el nacre, el escarpe, sí. Thank you.
fai musica anche con il corpo, è giusto? Sì. Vero, vero, con los brazos, anche con tanti elementi come il ventaglio, il mantón español. È un lavoro di danza, ma è un lavoro plastico, visual, con i costumi, il colore, che también está pensado sobre la música. El color, el costumi, está pensado sobre la música que loro hacen. Sto pensando che però tu devi esprimere, lo fanno anche loro, con la musica, con il pianoforte e con la chitarra, ma tu devi esprimere la passione. Sì, anche la creatività. Primo la creatività e dopo la musica di ellos forma parte già de mí, ¿no? De mi vida diaria. La utilizzo molto también con mis alumnos, con allievi, en mi scuola. Anche para también una educación musical para ellos y que conozcan compositores contemporáneos que también hacen música española y música internacional. Quindi non soltanto la musica classica spagnola, ma andiamo anche sul contemporaneo con la danza. Sì, sì, il contemporaneo è, tanti volte pensiamo musica e danza de Spagna, però non solo flamenco, también es posible otra variedad como la danza contemporánea con música contemporánea. Io credo che in Italia, quando si parla di Spagna, si parla di flamenco. Cioè, non siamo abituati probabilmente ad andare a cercare anche la creatività di altri argomenti musicali. Sì, il flamenco ha cambiato molto nell'ultimo tempo, no? Però la nostra composizione non è flamenca, è piano, chitarra e baile. Baile, pero con rasgos de nuestra cultura flamenca y nuestra música andaluza. Particolare el pianoforte, porque la guitarra, justo, es del da el toque flamenco y el toque flamenco esencial. Esencial.
il pianoforte di solito non si trova, no, in questo concerto, quindi voi siete particolari. Sì, è particolare, è una formazione che da piccolo, come fratelli, da piccolo suoniamo insieme e abbiamo evoluzionato, abbiamo gravato 8 CD e con musica di, incluso di compositori romantici come Weber, Diabelli, que es más clásico, pero hemos, evolucionamos con los tiempos. Y mi fratello es compositor y hoy suenamos un brano de mi fratello. Y bueno, hoy uno, pero ¿cuántos brani has compuesto para guitarra y piano? ¿Cuánti? Seis brani per guitarra e piano. Quindi sí. Veramente hoy suenamos uno, pero evoluciona pues con nuestra cultura musical flamenca.